Enrico, continuano le iniziative organizzate dal CSI, la prossima si svolgerà di sera. Di che cosa si tratta e qual è il programma? Sì, sabato sera 6 agosto avremo a Fano, presso il circuito ciclistico Marconi, via Fattori, la prima edizione della Notturna Fanese, che è una manifestazione podistica sui 10 km, inserita nel secondo CS circuito organizzato anche quest'anno dal Centro Sportivo Italiano di Fano per i podisti, insomma, della zona e della regione. E non ci sarà però solo la 10 km? No, allora all'interno della manifestazione avremo la 10 km competitiva riservata ai tesserati. Abbiamo poi, con partenza sempre alle 21, la 5 km non competitiva, che è destinata magari agli atleti un po' meno allenati, chi magari corricchia ogni tanto. All'interno della non competitiva abbiamo anche la camminata o anche il nordic walking. Prima delle partenze, diciamo, degli adulti, quindi alle ore 21, abbiamo dalle 20:15 la parte dedicata alle mini podistiche per bambine, bambini, ragazzi e ragazzi, gratuite, su distanze chiaramente più brevi. Al termine, per questi piccoli, avremo una piccola merenda, uno spuntino e una medaglia ricordo della serata, insomma. La gara invece sarà valevole per altri campionati? Sì, diciamo che avremo una competizione all'interno della competizione, perché anche quest'anno Fano, in particolare, insomma, la gara organizzata dal gruppo podistico Fano Corre, è stata scelta come campionato regionale di corsa su strada CSI sui 10.000 metri. Quindi, insomma, grazie al comitato regionale CSI che anche quest'anno ci dà la possibilità a Fano di organizzare questa competizione. La competizione è riservata ai tesserati CSI per la corrente stagione della regione Marche, e anche in questo caso verranno assegnate delle medaglie ai primi tre classificati per ogni categoria maschile e femminile. A che ora è prevista la partenza e come ci si può iscrivere? Allora, il ritrovo per tutti gli atleti, sia competitivi, non competitivi, camminatori, bambine e bambini, è per le 19:30 presso il circuito Marconi. Le gare dei bambini partiranno intorno alle 20:15, alle 21 abbiamo detto che partiranno le competitive e i camminatori. L'iscrizione per i non competitivi dovrà essere effettuata sul posto a partire dalle 19:30.